pronto per una nuova avventura. E grazie alla magia del cinema siamo già sullo spot. Prendiamo tutto. Voilà! Fa freddissimo! Wow! Pronti, possiamo andare. Allora, forse ho trovato uno spot interessante. Voglio sfruttare l'acqua. Questo ruscello di solito è sempre asciutto. Siamo al Tancia, Monte Tancia, vicino Rieti. E invece, grazie alle nevicate di questi giorni, è pienissimo, c'è tantissima acqua. E adesso voglio provare a fare uno scatto, probabilmente con tempi lunghi. Adesso vedo se montare un filtro ND oppure no. Perché ancora non è ancora giorno, per cui potrei riuscire anche senza filtro. Vediamo se riesco a tirar fuori una buona immagine. Ah. Probabilmente utilizzerò il 1655 sulla mia XT2. Adesso voglio prima studiare l'immagine ad occhio nudo. E poi cercare di inquadrare con la macchina fotografica senza cavalletto, poi metterla sul cavalletto e soltanto alla fine tirar fuori l'immagine. Ok, ho posizionato la macchina sul cavalletto, come potete vedere, e in una posizione un po' scomoda. Però ecco, questo cavalletto, un Manfrotto 055, è ottimo per lavorare in queste situazioni un pochino inusuali, ecco. Non sono sponsorizzato dalla Manfrotto e lo sto dicendo soltanto perché è utile avere sempre con sé un'attrezzatura adeguata. Ho posizionato la macchina per uno scatto verticale, per dare ancora più profondità. Vediamo che scatto esce. Wow, una mattinata bellissima, un freddo bestiale, però veramente bellissimo. Adesso proverò a fare uno scatto con il cavalletto direttamente dentro l'acqua, in modo tale da portare l'osservatore ancora di più dentro la scena e a generare anche un po' di curiosità. Bene, andiamo alla ricerca di un altro spot. Wow, un posto magnifico, una serie di cascatelle e quell'albero lassù con le felci, è bellissimo, felci e muschio. Di nuovo uno scatto con la macchina dentro l'acqua e un filtro polarizzatore per permettere di vedere all'interno dell'acqua, eliminare completamente i riflessi. Scattare immagini a lunga esposizione non è una cosa semplice, bisogna giocarci molto per capire alcuni meccanismi. Quando si scattano lunghe esposizioni in acqua, sfruttando l'acqua,
è bene avere un filtro polarizzatore davanti all'obiettivo per eliminare i riflessi oppure per accentuarli. E poi per quanto riguarda invece i tempi giusti, questo dipende sia dal gusto personale sia dalle finalità dello scatto. Ora mi sono spostato, sono dalla parte opposta, infatti è sempre bene andare a vedere anche un'altra prospettiva, magari potrebbe rivelarsi anche migliore di quella che abbiamo scelto inizialmente. Questa cascatella qui che passa sotto questo masso per andare a congiungersi poi di nuovo con il flusso principale, e magari anche, ecco, anche quelle due laggiù. Sicuramente usciranno delle immagini bellissime, perché non potevo chiedere di meglio, questo spot è magnifico. Riuscire a prevedere le condizioni di un dato spot anche senza essere lì è fondamentale nella fotografia di paesaggio. Questa volta sono stato bravo a capire e a comprendere quello che avrei trovato prima di andare, ma sono anche stato molto molto fortunato perché tutte le condizioni al contorno anche sono state favorevoli. Prevedere le condizioni meteorologiche e di luce di un dato spot non è una cosa semplice, però vedrete che con un po' di pratica riuscirete sicuramente anche voi. Magari ne parleremo in un video futuro. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Per voi è un piccolo gesto, ma per me è veramente importante. Se volete approfondire questo o altri argomenti, continuate a seguire i miei video e partecipate ai miei workshop. Anzi, a proposito, in questo momento probabilmente sarò in campo, perché questo video uscirà domenica 24 febbraio, che è esattamente la data del primo workshop del 2019 a Villa Ada. Il prossimo, segnatevi la data, è il 31 marzo e sarà sulla composizione in fotografia di paesaggio. Ma fino al prossimo video, buone foto!